per le competizioni per i Esattamente. giovanissimi. Cioè, mentre il Palio del Ponente, quindi la regata ufficiale, viene, si svolge con quello che è il gozzo nazionale, quindi con l'imbarcazione classica usata per questo tipo di manifestazioni, per il Palio dei Rioni di Pra verranno usate le imbarcazioni Happy. Direi che è molto importante fare luce sul programma che è molto ricco e coinvolge un'ampia fascia oraria. A che ora si comincerà domenica? Allora, la domenica l'inizio è la mattina alle 9, alla mattina alle 9 ci sarà un cosiddetto, l'abbiamo chiamato battesimo della vela, adulti e ragazzi potranno sperimentare il piacere della vela con barche, imbarcazioni messe a disposizione dalla società Sappello Pra. Sempre alla mattina ci sarà la possibilità di vedere in acqua i gozzi a vela latina, famosissimi gozzi a vela latina, e il momento sportivo, quello vero, inizierà nel pomeriggio. Alle 17:30 si parte da Piazza Bignami, dove è collocato il municipio, per il corteo storico, di cui abbiamo già detto prima. Alle 18 iniziano le gare. Le gare saranno, come dicevi prima tu, diverse. Ci sarà sicuramente il Palio dei Rioni di Genova, quindi il Palio del Ponente, ma ci sarà il Palio dei Rioni di Pra, dove i sei Rioni di Pra si contenderanno appunto il nostro palio. Ma all'interno del programma abbiamo inserito una competizione tra ragazzi under 8. E non ultimo abbiamo messo anche una dimostrazione per ragazzi, disabili che correranno appunto sulla Happy. Ricordiamo questa, Michele, l'attività che porta avanti sempre anche Andrea Mazzanti, molto importante dal punto di vista sociale. Ed è sempre bello rivedere ovviamente anche in acqua i ragazzi, questi ragazzi che devo dire poi nelle varie tappe nazionali, li ricordo anche all'Isola d'Elba, a Marciana Marina in occasione del campionato nazionale di gozzi dello scorso mese di settembre, devo dire sono sempre presenti e sempre con una gioia, una passione nel partecipare notevole. Quindi li ritroveremo domenica molto volentieri al Palio di Ponente. Vorrei a questo punto tra poco andare a rivivere le emozioni di un sabato particolare al Ferraris, però vorrei anche capire se tra poco abbiamo un collegamento telefonico. Vediamo, ci arriveremo tra poco, lo facciamo dopo la pausa per andare a parlare di trial a Santo Stefano d'Aveto. Adesso vediamo di scoprire nelle immagini realizzate dal nostro Federico Cucu con le interviste ai dirigenti dell'WISP che sabato è stato al Ferraris, un sabato di festa, il giorno di chiusura di una lunga stagione del calcio per i giovani, i giovanissimi, le finali di tutti i campionati, i primi calci e delle varie categorie dell'WISP in una giornata dedicata quest'anno alla Gigi Girotti. Di questo ne siamo ovviamente orgogliosi, abbiamo avuto il piacere di indirizzare la scelta in questo senso e allora andiamo a sentire tra i protagonisti anche il presidente della Gigi Girotti, Franco Enrique, il servizio. Una grande giornata di festa e una lunga kermesse che è partita questa mattina alle 9, con tutto il settore calcio giovanile. Hanno partecipato circa 300 bambini delle scuole calcio genovesi. Tutta la giornata è legata alla solidarietà. Quest'anno abbiamo scelto di far legare questo evento, questa manifestazione conclusiva al progetto della Gigi Girotti Onlus presieduta dal professor Franco Enrique. In particolare i soldi che si raccoglieranno andranno a contribuire al progetto SLA e il progetto Hospice di Albaro. Dunque, la giornata è cominciata benissimo con la manifestazione dei bambini che ha avuto molto successo, c'era anche parecchio pubblico, quindi vuol dire che le nostre manifestazioni sono abbastanza seguite. E, a parte il piacere di vedere i bambini fare giochi a tema, non partite, perché noi curiamo soprattutto l'aspetto ludico, quindi pertanto partecipazione e divertimento e didattica del gioco del calcio. Da Stelle nello Sport sta facendo da traino per l'associazione, perché questa è veramente un'iniziativa che è venuta a ruota del Galà dello Sport, la 11ª edizione che si è svolta proprio pochi giorni fa. E oggi appunto con la WISP, un'altra giornata di solidarietà,
che ha unito un'attività sportiva che è quella dei giovanissimi della WISP e di altri dilettanti, soprattutto del calcio, a favore dell'associazione Gigi Ghirotti, per la raccolta fondi e per le necessità che l'associazione ha per poter sostenere le sue attività, che adesso stanno di anno in anno crescendo e che quest'anno hanno visto l'apertura della nuova struttura di accoglienza per i malati che tradizionalmente segue l'associazione, che sono prevalentemente i malati di tumore, ma con una particolarità: questa nuova struttura, che è l'Hospice Gigi Ghirotti di Albaro, ha un'area dedicata ai malati della sclerosi laterale amiotrofica, quella che oggi è conosciuta come SLA. E allora, come sempre, ovviamente vi invitiamo a sostenere la Gigi Ghirotti, a farlo attraverso tutte le nostre iniziative. Come sempre, su stadionosport.com trovate i riferimenti, trovate anche il film di una stagione indimenticabile con il live del Gala delle Stelle e della Notte Magica dello Sport, ma anche i convegni, i momenti di approfondimento, le immagini e le foto di una lunga stagione di sport dedicata proprio alla Gigi Ghirotti. A proposito di calcio, però, è stata anche e soprattutto la Domenica dello Spezia, promozione in Lega Pro 1 dopo l'inferno, il baratro, il fallimento. Spezia piano piano sta risalendo e ovviamente è festa grande. È una gioia indescrivibile, sono scoppiato a piangere alla fine della partita, perché per me sono nato qua e sono vissuto in curva, non c'è una gioia più grande, rimarrà per sempre nel mio cuore. Cesarini è felice, intanto esplode la festa in piazza con caroselli fino a tarda sera per festeggiare il ritorno dello Spezia in prima divisione, la ex C1. Due anni di sofferenza, due promozioni e due scalate dopo la B, il dramma del fallimento e la rinascita. Dopo la partita il pullman della squadra ha fatto il giro della città, fermandosi poi in Piazza Europa, dove erano radunati migliaia di tifosi. La vittoria sul Legnano 2-0 con doppietta di Alessandro Cesarini ha scatenato migliaia di persone che si sono riversate in strada. Intanto il presidente dello Spezia, Gabriele Volpi, già annuncia partnership importanti con squadre di primo livello e c'è anche chi propone di dargli la cittadinanza onoraria, ma è ancora presto per fare progetti. Adesso è ancora il momento della gioia per quei due gol messi a segno da Cesarini, spezzino di follo che ha fatto sognare i suoi tifosi. Due gol in 10 minuti, al 24esimo su rigore e al 34esimo della ripresa. Una partita giocata al picco in una giornata calda ma sotto le nuvole. Il Legnano triste, le prese con una grave crisi societaria e tre espulsi ieri. Si giocava la promozione e da domani il futuro per lo Spezia. I progetti per tornare da dove i sogni si erano interrotti, quella Serie B che gli Aquilotti avevano conquistato con fatica e capacità. Bentornato dunque allo Spezia in Lega Pro 1, una città che merita questo successo, tifosi appassionati, insomma, che hanno saputo resistere a momenti difficili e che adesso piano piano vedono campionati importanti ritornare al picco. Dunque sarà un'estate ancora di grande lavoro, in bocca al lupo ai dirigenti degli Aquilotti. Rimaniamo quasi da quelle parti, non proprio da quelle parti. Santo Stefano d'Aveto, venerdì prossimo, 18 giugno, sarà il teatro di un grandissimo appuntamento. Alberto Piombo, introduciamolo rapidamente il menù, poi ci fermiamo per due minuti di pausa e ritorniamo. Trial, campionato italiano indoor. Perché a Santo Stefano d'Aveto? Ebbene, decisamente, come dicevi, per una questione prettamente di introdurre una larga serie di manifestazioni che vorremmo organizzare appunto nella bellissima, nella mia località. E c'è da dire che il Trial conosce Santo Stefano d'Aveto una serie di, diciamo, di impostazioni come un campo permanente, un giro turistico permanente molto molto bello. L'italiano indoor, quello che faremo venerdì prossimo, servirà solamente per far conoscere, per far vedere un attimino che esiste anche un altro tipo di Trial, non solo quello outdoor ma anche quello indoor, che poi non è anche aperto ma è in un'area ristretta, la famosa piazza dove c'è il Castello Malaspina, un posto veramente molto molto bello. E poi perché in futuro, anzi già dal prossimo anno, dovremo organizzare delle manifestazioni sempre di livello più importante. Allora Alberto, facciamo così, ci fermiamo per pochi istanti, torniamo nella terza parte per vivere il programma e anticipare ai nostri spettatori le grandi emozioni di venerdì prossimo e, perché no, sentiremo anche il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Giuseppe Maggiolo, per capire come stanno aspettando questo appuntamento. Rimanete con noi.
Ancora insieme, Liguria Sport Magazine, parlavamo di trial, torniamo sulle due ruote con Alberto Piombo. Vediamo se riusciamo a metterci in collegamento anche con Giuseppe Maggiolo, sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Al momento non riusciamo a prendere la linea o è ancora in qualche riunione o chissà. Intanto però Alberto Piombo ci può assolutamente fotografare quello che avverrà venerdì prossimo.